Ciao Pierluigi, siamo nel centro Balducci di Zuliano, in provincia di Udine, un centro dove dal 1988 vengono ospitate molte persone, adesso circa una cinquantina, un centro quindi di accoglienza e di promozione culturale, due valori importantissimi, e siamo qui proprio a chiederti di parlarci del centro e dell'importanza di questi valori. Ma è mia intima convinzione che le grandi dichiarazioni universali sui diritti, la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, la nostra Costituzione, le dichiarazioni a livello europeo, sono quei momenti in cui l'essere umano esprime la sua luce interiore, la sua parte migliore. Però poi constatiamo come questo, troppe volte, nella storia venga come smentito. E questa esperienza è nata per merito dei miei genitori, di una piccola povera casa della montagna friulana. Sono loro che mi hanno depositato nel patrimonio interiore, senza parlare di diritti, il senso della dignità di ogni essere umano. E quindi prima c'è la spiritualità, la cultura, l'etica interiorizzate e poi c'è l'attuazione dei diritti delle persone. Il diritto a essere accolti in un luogo deriva dalla dignità stessa di ogni essere umano. La dignità di un essere umano provenga da qualsiasi luogo del mondo, da qualsiasi cultura, da qualsiasi fede religiosa, è un diritto intrinseco alla persona stessa. Nessuno glielo concede come per benevolenza, per concessione estrinseca. Per cui le grandi dichiarazioni esprimono questo, però poi bisogna attuarle. Questo luogo è nato da questa intuizione che mette insieme umanesimi e spiritualità, Evangelo, però dentro alla laicità della storia, perché queste dimensioni dovrebbero riguardare tutte le persone, oltre anche le confessioni, le testimonianze specificamente religiose, a partire dalla laicità, una dimensione che accomuna tutti. Quindi creare un luogo dove si accolgono le persone che vengono da diversi luoghi del pianeta a motivo della povertà, delle guerre, dei disastri ambientali, profughi certamente, specie nell'ultima fase, ma anche migranti che sono qui da più lungo tempo per situazioni esistenziali difficili, credo sia una dimensione che diventa un'esperienza concreta molto importante. Nessun merito, è solamente seguire la profondità del cuore e della coscienza che dovrebbe appartenere a tutte le persone. Personalmente non sento nessun merito particolare, è solo mettere in atto con un segno importante, ma che io considero piccolissimo, una goccia, mettere in atto quello che dovrebbe essere la sensibilità, l'aspirazione e poi la traduzione nella concretezza dell'impegno di tutte le persone, di donne e uomini, come si dice, di buona volontà. Mario Spatola, Pietro Paolo Spatola, Sebastiano Bonfiglio, Antonino Scuderi. Il Centro Balducci, proprio anche per questo, è una colonna fondamentale del coordinamento di Libera Udine, quindi aderisce a Libera, no? Proprio per questi valori in cui crediamo. E quest'anno, il 21 marzo, come ogni anno, Libera celebrerà la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. E quest'anno la tematica è luoghi di speranza e testimoni di bellezza. E parlando di bellezza possiamo parlare anche del Centro Balducci, ricordando la bellezza. Come secondo te potremmo declinare questa?
Noi non potevamo non essere di Libera da sempre, anche se poi la formalizzazione dell'appartenenza magari è venuta qualche tempo dopo, però sempre presenti, nel senso che i diritti sono i diritti alla giustizia, alla vita, all'uguaglianza, alla libertà, alla democrazia. E Libera è questo, come promozione, denuncia proposta e testimonianza. Di speranza, rinnoviamo l'impegno a fare tutta la nostra parte nell'aiutare questo Paese a scrivere una nuova storia, una storia liberata dalle mafie. Grazie. Grazie. Giovanni Benedetto, Cosimo Aleo, Agnello Giordano, Giovanni Mileto. Per me la bellezza riguarda l'umanità. Ogni situazione umana vera è una situazione di bellezza. Non sono portato a considerazioni estetiche, ma come dire, a una sostanza dell'umanità. Per me è bello ogni luogo dove si vive un'umanità degna. E quindi può essere questo un luogo, certo, di bellezza, precisando che i luoghi di bellezza non sono luoghi in cui non c'è fatica. La bellezza si costruisce, la bellezza è un segno, però costa fatica costruire la bellezza. Altro può essere inteso come un'espressione artistica importantissima che deriva dalla creatività di una persona che però sente le situazioni della storia. Allora c'è un'arte di denuncia o di contemplazione. Questi sono discorsi importantissimi, ma a me preme precisare questo. Un luogo di bellezza è un luogo dove si vive un'umanità. È un luogo di speranza altrettanto, però il luogo di speranza e per chi vive in un luogo di speranza e per chi coglie quel luogo come un luogo di speranza, cioè che concretizza quei grandi ideali di cui abbiamo accennato prima. Però anche i luoghi di speranza sono luoghi di contraddizione, perché la speranza per alcuni diventa segno di contraddizione per altri che criticano i luoghi di speranza, per cui i luoghi di speranza sono segni di contraddizione. Io non credo che sia una speranza autentica se non suscita contraddizione. Quindi mantenere fede alla speranza e essere attraversati, attraversare le contraddizioni, ma non cedere di fronte alle difficoltà, vivere una resistenza, perché la speranza per me comprende anche la resistenza, la fedeltà agli ideali, che non sono mai astratti, alle persone, all'accoglienza appunto, ai percorsi esistenziali di ogni persona, che ognuno ha una storia importante, importantissima da accogliere, da ascoltare, con cui entrare in relazione. Per quello io sento che questo luogo può essere un piccolo, piccolissimo segno di speranza e di bellezza. Copia dell'originale, di Barbabardiana, della scuola. Grazie per Luigi, per il tuo impegno e perché sempre si fa capire che ognuno di noi col proprio piccolo agire può incidere a livello umano. E grazie, io dico grazie a voi, grazie a Libera di cui faccio parte, perché è un segno, lo dico sempre quando parlo di Libera, è un segno importantissimo nel nostro paese, è uno dei segni di speranza Libera. Dentro questo mondo e non a caso tantissimi giovani vi aderiscono e questo è sempre un motivo di riflessione. Perché tanti giovani aderiscono a Libera? Perché avvertono dimensioni importanti per loro stessi, per la loro vita e come il mondo dovrebbe essere. E uno dice ecco, così sì, mondo di pulizia, contro evasioni, corruzioni, legalità, così dovrebbe essere il mondo. Ci sto anch'io a questo progetto.